Ciao a tutti, allora oggi nuovo video, oggi vi faccio un video uncinetto, quindi andiamo a lavorare una bomboniera, andiamo a fare una bomboniera. Quindi io vi pretendo questa bomboniera a forma di cuore, con un bel nastrino rosa, e quindi può essere una bomboniera o semplicemente un portaconfetti. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho avuto bisogno per fare questa bomboniera. Quindi ho avuto bisogno del cotone, cotone bianco o il colore che volete voi, del nastrino, un ago per la lana, un uncinetto adatto al filo che utilizzate e delle forbici. Ecco qua. Quindi io adesso vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo il video. Ok, allora iniziamo a lavorare il nostro cuoricino. Ecco, questa è la prima parte. Adesso andiamo a fare la seconda, il secondo cuoricino. Quindi lavoriamo 24 catenelle. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ed eccoci qua. Dopo aver fatto le 24 catenelle, adesso andiamo a lavorare una maglia alta nella sesta catenella di base. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qui lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo un'altra maglia di base e rifacciamo una maglia alta. Vedete? Stiamo formando già i quadratini. Un'altra catenella, saltiamo ancora una catenella di base e andiamo nella seguente. Lavoriamo ancora una maglia alta, rifacciamo una catenella di separazione, saltiamo ancora una maglia di base, andiamo in quella seguente. Ecco qua, vedete? Otteniamo dei quadratini. Quindi andiamo a fare questo lavoro fino alla fine e alla fine otterremo 10 quadratini. Ecco qua. Adesso ho fatto i 10 quadratini. Ok? Adesso giriamo il lavoro e andiamo a fare 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. E rifacciamo una maglia alta sulla maglia alta che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi ecco qua. Una catenella ancora. Nella maglia alta seguente, scusate, ecco, nella maglia alta seguente, rifacciamo una catenella, andiamo di nuovo nella maglia alta sottostante, seguente, una catenella di separazione, ritorniamo nella maglia sottostante, la maglia alta sottostante. E così via di seguito fino alla fine, quindi alla fine avremo ancora 10 quadratini e andiamo a fare questo lavoro per 5 giri. Allora, eccomi qua di nuovo. Ho fatto i 5 giri. Ecco qua. Di 10 quadratini. Adesso, arrivato a questo punto, tagliamo il filo. Allora, arrivati a questo punto, quindi abbiamo tagliato il filo. Adesso andiamo nell'angolo opposto. Vedete? Qui abbiamo tagliato il filo, andiamo qui, entriamo nella seconda catenella, una, due, nella terza catenella qua e andiamo a lavorare 4 catenelle come abbiamo fatto prima, 3
E 4, ecco qua, lo metti a fuoco, sì, a posto. Adesso andiamo di nuovo, come abbiamo fatto nel giro precedente, adesso andiamo nella maglia alta seguente, sottostante, ecco qua, e andiamo a rifare un altro quadratino, di nuovo una catenella, un'altra maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta sottostante e andiamo a lavorare 5 quadratini, quindi abbiamo fatto già 3. Adesso andiamo qua, facciamo e 5. Ok, adesso facciamo come prima, andiamo a fare 5 giri ma di 5 quadratini, quindi facciamo le 4 catenelle, giriamo il lavoro e ricominciamo come prima, quindi andiamo sotto la maglia alta sottostante, sopra maglia alta, scusate, sottostante, facciamo il primo quadratino, una catenella, seconda maglia alta, una catenella, terza maglia alta, una catenella, quarta maglia alta, una catenella e qui andiamo come prima, 1, 2, 3, nella terza andiamo, terza catenella e facciamo un altro quadratino, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso giriamo il lavoro, 1, 2, 3 e 4, sempre facendo 4 catenelle e ricominciamo. Catenella, un punto alto. Una catenella, un punto alto. E facciamo così. 5 giri, questo è già il terzo. Quando arriviamo a 5, ci rivediamo. Allora, rieccomi qua, quindi abbiamo fatto ancora 5 giri, 1, 2, 3, 4 e 5, vedete? E adesso cominciamo a fare, come potete vedere qua, gli archetti. Ok? Quindi facciamo qui nell'angolo, nel quadratino sottostante, che è l'angolo del cuoricino. Quindi andiamo a lavorare 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e andiamo a fare ancora 4 maglie alte. Una, due, mi avvicino ancora un po', se vedete un po' meglio, due, allora siamo arrivati a 3, 4. 5, ecco qua. Ok, adesso nel quadratino seguente andiamo a fare una maglia bassa. Nel quadratino seguente andiamo a fare ancora 5 maglie alte, una, due, quattro e 5. E adesso nei 4 seguenti, 1, 2, 3 e 4, vedete fa l'angolo così, andiamo a fare in ogni quadratino una maglia bassa, una, due, e 4. Scusate. 4. Ok? Adesso a questo punto andiamo a fare 5 maglie alte nell'archetto seguente, nel quadratino seguente, voglio dire 1, 2, 3, 4
e 5. Ok, adesso ci sta questo filo che mi dà fastidio. Adesso nel quadratino seguente una maglia bassa e nell'angolo, come abbiamo fatto qui, andiamo a fare di nuovo 5 maglie alte. Scusate, ma questo filo mi dà fastidio. Ecco qua. Quindi 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque. Ok, adesso qui nel seguente quadratino ancora una maglia bassa e adesso qui in questo quadratino qui andiamo a fare 2 maglie alte, una maglia altissima. E 2 maglie alte. Ok, adesso nel seguente una maglia bassa e nell'angolo ricominciamo, rifacciamo di nuovo 4 maglie alte. Una, due, tre, 4 e 5. Ecco qua, vedete? Siamo arrivati a questo punto. A questo punto. Adesso da questa parte andremo a fare la stessa cosa, cioè ogni quadratino andiamo a fare. Abbiamo fatto l'angolo. Adesso andiamo là. Il prossimo quadratino, una maglia bassa. 5 maglie alte, una maglia bassa, 5 maglie alte, una maglia bassa, 5 maglie alte e via di seguito. All'angolo facciamo 5 maglie alte e quando arriviamo all'angolo ci ritroviamo. Ecco qua. Allora, abbiamo fatto questo giro, quindi abbiamo fatto l'angolo più 4 archetti e adesso siamo arrivati qui. Vedete? Nell'angolino, quindi abbiamo fatto qua 5 maglie alte e siamo arrivati nell'angolino. Allora, nell'angolo andiamo a fare una maglia bassa, una maglia altissima, e di nuovo una maglia bassa. Ecco qua, questo è l'angolino. E adesso qui ricominciamo facendo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. E di nuovo cominciamo, facciamo una maglia bassa nel quadrettino precedente, nel quadrettino seguente. E andiamo fino alla fine del giro facendo così. Ecco qua. Allora, a questo punto scegliete il nastrino del colore che avete bisogno. Io prendo uno così a caso, ho preso rosa. Quindi ho preso un ago per la lana, ma se non ne avete potete. Allora, io prendo i due cuoricini, metto la parte al dritto all'esterno, anche questo al dritto all'esterno, vado a mettere uno sull'altro. Prendo il nastrino
Lo passo nel lago. Questo è un ago per la lana. E adesso vado a passare il nastrino. Cominciamo dal centro. Andate dal centro e passate l'ago in ogni quadratino. Così. Andiamo a fare tutto il giro del cuoricino fino a ritorniamo qui. Ora io ho fatto il giro di tutto il cuoricino, adesso vado a tagliare. Scusate, sto un po' di disordine, vado a tagliare il nastrino, ecco qua. Quindi questo è il risultato finale. Adesso andiamo a fare il fiocchetto, però voi prima potete mettere all'interno, per esempio, fare uscire, mettere un velo all'interno, anche se volete mettere quando mettete i confetti, potete metterlo anche in un velo e verrà così, diciamo, va. Ecco, all'interno, lo mettete all'interno e poi mettete i confetti. Se no, andate a mettere direttamente i confetti all'interno così. Io adesso ho dei confetti che avevamo avuto un matrimonio, quindi vado a metterli così. Vedete? Riempio. Quindi mettete i vostri confetti così dentro. E andate a chiudere il nastrino. Io chiudo, sono i confetti, se ne vanno via, faccio un bel fiocchetto. Ecco qua. Ci potete mettere anche un fiorellino, potete mettere, sapete, i fiorellini, i fiori d'arancio. Che escono di qua, insomma, potete fare tantissimi così. Allora, e voilà, questa è la bamboniera finita. Se volete mettere il velo all'interno, sarà così. Io adesso non l'ho messo perché verrà così. Se lo fate uscire di qui, mettete il velo all'interno, la bomboniera sarà così. Quindi questa sarà una cosa vostra personale. Ma la bomboniera sola, lei, è questa. Eccola qua. Quindi io lo trovo molto carino, molto delicato. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. E buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao!